partiamo, allora entriamo subito nel vivo. Così qua. Allora, appunto, come registrare un marchio in Italia? Questo è il titolo del webinar ed è questo l'argomento di cui parleremo insieme oggi. Ma prima di partire, ci tengo a presentare lo studio Allievi per coloro che non ci conoscono e che per la prima volta ci stanno seguendo. Di cosa si occupa lo studio Allievi? Lo studio Allievi è composto da un team di consulenti specializzati in quelle che sono tutte le nuove professioni nel campo digitale. Assistiamo dal punto di vista fiscale tutte le imprese e i professionisti in tutti gli aspetti contabili e amministrativi. Questo per cercare di avere la migliore ottimizzazione e strategia fiscale per le aziende, appunto per i professionisti. Ci distinguiamo dal punto di vista fiscale rispetto agli altri commercialisti proprio perché siamo specializzate nelle nuove professioni e quindi trattiamo materie un po' più particolari. E appunto, siccome assistiamo i nostri clienti a 360 gradi, l'assistenza non si libera solo al lato fiscale, ma abbiamo anche un team di avvocati attraverso i quali, di cui io faccio parte, assistiamo i clienti proprio su tutti gli aspetti legali legati alle loro attività. Anche qui siamo particolari rispetto agli altri studi legali, in quanto ci occupiamo appunto di tutto ciò che è di tutta la normativa in campo digitale, quindi ad esempio privacy e tutto quello che può riguardare il mondo digitale, tra cui appunto la registrazione del marchio, che è il tema di cui parleremo oggi. E come dicevo inizialmente, scopriremo insieme tutti i requisiti, i vantaggi derivanti dalla registrazione del marchio e i costi da sostenere, la procedura da seguire. Vi invito a rimanere con noi fino alla fine, anche perché abbiamo riservato una sorpresa a tutti i partecipanti del webinar, quindi mi raccomando, state in linea fino alla fine. Prima, ci sarà una sorpresa e poi risponderò a tutte le domande che saranno fatte, nel corso del webinar. Partiamo quindi dalla definizione di marchio, perché innanzitutto per poter capire di cosa stiamo parlando dobbiamo dare una definizione al marchio. Che cos'è il marchio? Il marchio è un segno distintivo tipico di un'impresa e destinatario di una disciplina specifica rispetto agli altri segni distintivi. E adesso vedremo perché si caratterizza e si differenzia rispetto ad altri segni distintivi, quindi alle altre forme di proprietà intellettuale. Perché innanzitutto è un segno distintivo? È un segno distintivo perché è un segno che viene impiegato in ambito imprenditoriale per differenziare tutti i prodotti e i servizi offerti da una determinata impresa o azienda nel proprio settore. Quindi nel momento in cui noi compriamo o fruiamo dei servizi di un'impresa, lì distingueremo appunto subito rispetto ai prodotti o servizi di settori affini, proprio perché c'è un marchio, c'è sovrapposto un marchio, un segno distintivo che ci aiuta anche nella guida e nella scelta appunto dei prodotti e dei servizi che andremo ad acquistare. I marchi possono essere composti sia, come vedremo, da elementi figurativi che testuali, ad esempio il marchio, io faccio sempre l'esempio del marchio dello studio Allievi, che è un marchio proprio misto, perché ha sia un elemento testuale che un elemento figurativo. E insieme, che abbiamo parte testuale e logo, formano il marchio. Quindi già vediamo che marchio e logo sono due cose diverse. Non bisogna confonderli perché il marchio di per sé ingloba già il logo. Dicevo prima che il marchio ha una disciplina specifica rispetto alle altre forme di proprietà intellettuale, come possono essere ad esempio brevetti o diritti d'autore. Perché? Perché il marchio, nel momento in cui lo registriamo e otteniamo la tutela, avrà una valenza sì di 10 anni, ma potrà essere rinnovato all'infinito allo scadere dei 10 anni. Quindi potremo avere potenzialmente una tutela infinita. Cosa fondamentale per poterlo rinnovare, quindi per poter godere di altri 10 anni o di più,
è che il marchio venga utilizzato, perché appunto uno dei requisiti fondamentali per il rinnovo è l'utilizzo del marchio stesso, quindi non dobbiamo lasciarlo lì una volta registrato. Questa cosa, questa durata non equivale a quella delle altre forme di proprietà intellettuale, come dicevo, perché ad esempio i brevetti hanno una durata limitata di 20 anni o anche i diritti d'autore durano, diciamo, soltanto 70 anni, però comunque hanno una durata molto più limitata rispetto a quella del marchio. Quindi qual è lo scopo dell'imprenditore che utilizza il marchio? Lo scopo del marchio e quindi anche dell'imprenditore che sceglie di registrare il proprio segno distintivo è quello di rendere subito individuabili i prodotti e servizi dell'imprenditore rispetto a quelli di altri concorrenti nei medesimi settori. Tuttavia, non tutti i marchi possono essere registrati. Infatti, per poter procedere alla registrazione del marchio prescelto, il marchio deve rispettare dei requisiti fondamentali che sono essenzialmente tre: novità, capacità distintiva e liceità. Una volta che ci sono presenti tutti e tre, questi elementi distintivi, ovviamente potremo procedere alla registrazione del nostro marchio. Andiamo ad analizzarli e vediamo cosa si intende per novità, capacità distintiva e liceità. Scusatemi, partendo dalla liceità proprio, il marchio ovviamente non deve essere contrario alla legge, quindi non dobbiamo registrare un marchio che possa essere, diciamo, illegale e non deve essere contrario alla legge, l'ordine pubblico in generale e proprio il buon costume, non ci possono essere, diciamo, marchi indecenti. Non deve inoltre trarre in inganno i consumatori circa la provenienza geografica, quindi la provenienza dei prodotti, le caratteristiche e le qualità dei prodotti che offriamo. Quindi non possiamo attraverso il marchio dire che offriamo un prodotto e in realtà poi ne viene offerto un altro. Ad esempio, ci sono proprio a livello normativo determinati tipi di marchio che non possono essere registrati. A parte tutti quelli contrari alla legge, non possono essere registrati segni notori, quindi nome e cognome di persone, se non c'è il consenso del diretto interessato, stemmi o bandiere, ad esempio, o altri simboli di interesse pubblico o proprio che abbiano una connotazione politica. Quindi dobbiamo fare molta attenzione nel momento in cui scegliamo da questo punto di vista il nostro marchio. Passando poi al secondo requisito che deve avere. Deve avere una capacità distintiva, cioè non si possono, e non è neanche consigliabile, a dire la verità, registrare parole di uso comune, il cui scopo è solo quello di descrivere un prodotto. Quindi non possiamo utilizzare parole generiche, per indicare i servizi o i prodotti, offerti. Ovviamente, più alta sarà la capacità distintiva, più saremo in grado di distinguerci appunto sul mercato. Per fare proprio degli esempi, i marchi che hanno una capacità distintiva più elevata sono normalmente tutti quelli fantasiosi che non possono essere, che non sono riconducibili al prodotto che stiamo offrendo o al servizio. Ad esempio, se pensiamo alla Apple, abbiamo Apple in inglese o in italiano vuol dire mela. Quindi abbiamo la parola mela per identificare dei prodotti che non riguardano per niente cibi, quindi, ma dispositivi elettronici. Un altro tipo di marchi che possono dare questa caratteristica distintiva sono ad esempio i marchi suggestivi, perché suggeriscono ma non descrivono le qualità o le qualità di un prodotto o di un servizio che offriamo. Ad esempio, se pensiamo alla parola Airbnb, air indica l'aria, quindi uno spazio, B&B ci si rifà proprio al bed and breakfast e quindi uno spazio messo in locazione, quindi ci suggerisce qualcosa ma non ce lo descrive nello specifico. Ovviamente ci sono poi anche marchi generici che tuttavia col tempo possono perdere forma di tutela e forma di distintività proprio perché essendo tanto generici si
si rischia che non vengano più associate al nostro prodotto. Ad esempio, basti pensare alla storia dell'aspirina: inizialmente era stato registrato come marchio, successivamente viene usata per indicare tanti prodotti che hanno quegli effetti terapeutici. Conseguentemente, il marchio in sé ha perso la sua capacità distintiva. L'ultima caratteristica, dicevamo, è la novità. Ovviamente un marchio non potrà essere la copia, o non potrà essere simile a segni distintivi già esistenti. Questo innanzitutto perché avremo una concorrenza sleale e trarremo in inganno i consumatori, e poi perché non avrà appunto non potrebbe avere il carattere della novità. Quindi non si deve copiare nel momento in cui si registra un marchio, il segno distintivo di un'altra azienda, o non ci si deve rifare in alcun modo a quello. E poi vedremo come capire ovviamente se c'è questa capacità distintiva, se c'è questa novità attraverso l'iter proprio di registrazione. Quindi andando avanti, una volta compresi i requisiti che deve possedere il nostro marchio per poter essere registrato in Italia, vediamo insieme e cerchiamo di capire bene quali sono gli step per poter procedere alla registrazione. Partiamo dal primo step, ovviamente anche quello più scontato. Innanzitutto trovare il nostro marchio, quindi scegliere il logo, quindi magari chiedere aiuto anche a un grafico che possa mettere giù nel modo migliore le nostre idee e poi capire di che marchio si tratta. Infatti, come dicevo prima, ad esempio, quello dello Studio Allievi è un marchio misto, cioè non è un marchio composto solo da elementi testuali, ma anche figurativi. E questo è importante perché nel momento in cui, come vedremo, andremo a fare la domanda di registrazione, ci verrà chiesto che tipo di marchio stiamo registrando. E nel rispetto dei requisiti che abbiamo appena visto, appunto, si possono registrare vari tipi di marchio. Abbiamo quelli verbali, si può decidere quindi di registrare soltanto un testo, non per forza anche un'immagine. Figurativi, dove si registra testo e immagine o solo immagine, tridimensionali dove si registra, si tutela la forma del nostro prodotto, come la bottiglia della Coca-Cola, marchi sonori, penso ad esempio al suono di Netflix, che è appunto un suono registrato, marchio dove viene ripetuto quindi la parte grafica, motivi ripetuti. Marchi anche sensoriali, questi diciamo sono dove gli ultimi tipi di marchi arrivati, è molto complicato registrarli, però possono essere registrati. Ad esempio, può essere registrato un profumo proprio, soprattutto in ambito cosmetico, ovviamente. Quindi, una volta, ovviamente, poi il marchio può essere misto, cioè io posso registrare un marchio che sia verbale, figurativo, tridimensionale. Tutto questo, l'importante è che venga spiegato nel modo più chiaro possibile nel momento in cui appunto si registra. Una volta che abbiamo le idee chiare, quindi dobbiamo passare allo step successivo. Quindi individuiamo il nostro segno distintivo e capiamo che tipo di marchio è. Qual è il secondo step? Dobbiamo individuare le classi di Nizza e classi appunto merceologiche. Cosa sono? Sono un sistema di classificazione internazionale all'interno del quale sono stati standardizzati e categorizzati prodotti e servizi per i quali i marchi vengono registrati. Quindi è un sistema che viene usato sia nel caso in cui vogliamo, adesso stiamo vedendo la registrazione del marchio in Italia, quindi sia nel caso di registrazione del marchio in Italia, ma anche per registrazione europea, internazionale, comunque. Ci si rifà sempre a queste classi, che suddividono appunto al loro interno i prodotti e i servizi, tutti i prodotti e i servizi che possono essere offerti. Le classi di Nizza sono 45, di cui le prime 34 sono dedicate ai prodotti, le altre 11 ai servizi. Ogni classe specifica un differente tipo di prodotto o servizio. Quindi quando noi andiamo a registrare dobbiamo individuare, anche questo è un passaggio fondamentale, per quali prodotti vorremmo utilizzare, per quali prodotti o servizi vorremmo utilizzare il marchio che stiamo andando a registrare. Ad esempio,
Se volessimo registrare un marchio per vendere, se un e-commerce dovesse vendere abbigliamento, rientrerà in una classe specifica. Se lo stesso marchio volesse vendere altri tipi di prodotti, ad esempio, volesse vendere computer, dispositivi digitali, allora servirà un'altra classe. Ogni classe poi, come vedremo, ha delle sottocategorie. In che senso? Nel senso che ogni singola classe può contenere al suo interno vari servizi che non possono essere o non ci devono essere per forza tutti utili. Quindi si può registrare o l'intera classe o singoli sottoclassi, singoli codici, diciamo, legati alla classe. Questo perché potrebbe essere utile non registrare l'intera classe. Perché nel caso in cui nel passaggio successivo, che sarà appunto quello della ricerca anteriorità, dovesse esserci una similitudine, è ovvio che per più classi chiediamo la registrazione, più abbiamo il rischio che nel settore in cui vogliamo operare non ci sia il requisito della novità. Più siamo specifici, più andiamo ad evitare appunto che ci possano essere delle opposizioni o che la richiesta di registrazione possa non andare a buon fine. Dicevo appunto, lo step successivo, una volta individuate le classi in cui andremo a registrare il nostro marchio, è la ricerca anteriorità. Questi step sono, ci tengo a sottolinearlo, davvero molto importanti, perché sono quelli che daranno la base, le fondamenta proprio per la registrazione, per avere una domanda corretta che non possa essere contestata né dall'ufficio preposto, che tra poco andremo a vedere qual è, né tantomeno da eventuali terzi. Quindi dicevamo ricerca anteriorità, cioè se dobbiamo verificare appunto se che il marchio che vogliamo registrare non sia già stato registrato o non sia troppo simile a marchi esistenti. Questa ricerca anteriorità può essere fatta tramite delle banche dati, sia pubbliche che private. Quindi, quali sono i passaggi da seguire per la ricerca anteriorità? Abbiamo detto, identifichiamo il marchio. Abbiamo un'idea chiara di marchio, capiamo se è un marchio misto, figurativo, verbale, vediamo che classi di inizio sono di nostro interesse in base ai prodotti e ai servizi che offriamo e poi inseriamo il nostro marchio nelle banche dati appositamente create appunto per fare questa ricerca. Come dicevo, ci sono banche dati messi proprio a disposizione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'UIBM, dove procederemo alla registrazione del marchio nazionale, che possono essere accessibili e fruibili da chiunque. Una volta che siamo, appunto, sarà fatta questa ricerca, al termine della quale avremo dei risultati. Questi risultati, una volta ottenuti, li dobbiamo giustamente analizzare, per capire se il nostro marchio possa essere simile o possa essere confuso con un altro marchio. Ora, tornando all'esempio di prima, nel caso dell'abbigliamento. Ecco, un e-commerce che vende abbigliamento, ma decide di o pensa di poter vendere anche abbigliamento sportivo come guanti da gioco. Ecco, in questo caso potrebbe inserire l'intera classe in cui si trovano i prodotti sportivi, come ad esempio, come dicevo, i guanti da gioco, che è la classe 28. Ora, in questa classe però ci sono anche tutti i tipi di giocattoli, quindi è ovvio che se noi mettiamo l'intera classe rischiamo che in questo caso potremmo essere bloccati proprio perché il marchio simile riguarda proprio un settore che rivende giocattoli. Quindi potrebbe essere utile, se non è necessario, onde evitare di bloccarci in questo step, non inserire, come dicevo prima, tutta un'intera classe, ma soltanto quella che è di nostro interesse. Una volta quindi fatte le opportune considerazioni,
Si deve decidere se il rischio che eventualmente ci si è posto davanti di poter vedere bloccata la domanda perché non c'è appunto novità e il nostro marchio potrebbe essere simile a altri, se vale la pena continuare oppure l'unica soluzione che abbiamo ovviamente è quella di modificare, se non si riesce neanche diminuendo le classi di inizio, le sottoclassi, modificare proprio il marchio che si intende registrare. Quindi capite che nel momento in cui volete registrare un marchio o comunque ne avete creato uno, prima viene registrato, meglio è, onde evitare questi inconvenienti quando poi si decide di tutelarlo. Quindi, come dicevamo, la ricerca in priorità non si limita solo alla somiglianza del nome, ma si estende a qualsiasi aspetto che possa creare confusione tra i consumatori nel mercato di riferimento, quindi nel mercato in cui stiamo per registrare il nostro marchio. Come dicevo prima, appunto, la slide ci ricorda ancora anche marchi con nomi foneticamente simili o con grafiche simili, non devono essere per forza uguali, ma simili. Come dicevo prima, le banche dati per effettuare la ricerca di anteriorità possono essere sia pubbliche che private, diciamo. Tramite quelle pubbliche, ovviamente, è possibile procedere con la ricerca in autonomia. Grazie alle piattaforme che ci sono. Però c'è da fare sempre attenzione perché ovviamente se non siamo esperti del settore potremmo rischiare di fare una ricerca anteriorità sbagliata, cioè non renderci conto di alcuni marchi simili anche se effettivamente ci sono, di non capire bene i risultati. Cosa fondamentale, spesso le banche dati istituzionali, purtroppo rispetto a quelle private, quindi a pagamento, non sono aggiornate costantemente. Perché infatti, come vedremo più avanti, ad esempio, la procedura di opposizione, può essere avanzata sia da chi ha già un marchio registrato, ma sia da chi semplicemente il giorno prima del nostro ha fatto domanda di registrazione senza che abbia già registrato il marchio, senza che abbia ottenuto ancora nessuna tutela. Quindi è sempre meglio rivolgersi a professionisti che appunto ci possano aiutare proprio perché hanno accesso a database specializzati che sono aggiornati praticamente costantemente e ci danno innanzitutto una sicurezza migliore dal punto di vista proprio della ricerca a livello della banca dati, ma soprattutto sapranno leggere con attenzione i risultati e consigliarci al meglio sulla scelta di proseguire con la registrazione o meno laddove ci dovesse essere qualche incertezza. Anche perché ovviamente una ricerca completa e efficace in questa fase potrà prevenire le dispute legali future e eventuali obiezioni che a quel punto uno dice: non mi sono rivolta a professionista prima, l'avessi fatto prima, poi evitavo magari di dover affrontare un contenzioso. Quindi sempre meglio rivolgersi a qualcuno che ci renda più fluida la registrazione del marchio. Passiamo quindi allo step 4, ossia la predisposizione dei documenti. Una volta che abbiamo fatto tutte queste ricerche, abbiamo le idee chiare sul tipo di registrazione che andremo a fare, vediamo quali documenti ci servono per poter registrare il marchio. Allora, innanzitutto i dati anagrafici di chi intende registrare ovviamente il segno distintivo, le classi di inizio selezionate, le immagini del marchio se è un marchio grafico, altrimenti basta soltanto la parte testuale e eventuale altra documentazione che reputiamo necessaria per poter descrivere al meglio il marchio. Attenzione soprattutto alla descrizione appunto del marchio, perché le modalità sono molto stringenti, nel senso che se inseriamo ad esempio nel nostro segno distintivo una parola in inglese, dovremmo tradurla e spiegarne il significato nel momento in cui descriviamo il marchio. Così come, prendendo sempre lo studio allievi come esempio, è composto da una parola di uso comune, quindi studio, che non richiede una spiegazione dal punto di vista lessicale, e allievi, che invece è riferito
a nome di due persone fisiche. Conseguentemente, la procedura proprio ci chiede di specificare e di chiarire cosa voglia dire allievi, quindi dovremmo specificare che allievi è il cognome di coloro che intendono registrare il marchio. Questa per la parte testuale. Stessa cosa se il nostro marchio, come in questo caso, dovesse avere una parte grafica, dovremmo specificare la parte grafica del marchio ed eventualmente, come sempre nel caso dello studio allievi, abbiamo dei colori particolari. Se volessimo tutelare proprio tutta l'immagine comprensiva dei colori, dobbiamo spiegare anche le tonalità cromatiche che scegliamo. Una volta che abbiamo tutta la documentazione, descrizione, eccetera, c'è la richiesta di registrazione, quindi dobbiamo procedere al vero e proprio deposito di registrazione presso l'ufficio competente, che nel nostro caso stiamo registrando quindi un marchio italiano e l'UIBM, cioè l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ora, la registrazione può essere fatta sia tramite modalità cartacea che digitale. Ovviamente quella digitale, a parte che ha dei costi inferiori, ci permette anche di essere molto più veloci e spediti perché lo possiamo fare direttamente da remoto. Una volta che quindi abbiamo inserito tutti i dati che ci vengono richiesti, viene depositata la domanda, se va tutto bene possiamo inoltrarla e nel momento in cui la inoltriamo il portale stesso ci dirà quali sono i costi fissi da pagare, che pagheremo attraverso il sistema PagoPA e ci rindirizzerà lo stesso portale. I costi fissi ovviamente li calcola il portale e vediamo quali sono e in base a cosa variano soprattutto. Vediamo appunto quali sono i costi fissi che sosteniamo nel momento in cui registriamo il marchio italiano. Allora, innanzitutto abbiamo 101 euro per il deposito e registrazione per la prima classe di inizio. Quindi vuol dire che nel costo del deposito è comprensiva già un'intera classe di inizio. 34 euro per ogni classe di inizio aggiuntiva alla prima. Quindi cosa vuol dire? Anche, come dicevo prima, o aggiungo l'intera classe di inizio, o un solo sottocodice, io comunque devo pagare per l'intera classe. Poco importa se ho aggiunto soltanto determinati codici. Poi abbiamo tassa governativa e marca da volo da 48 e 34 euro e altri 34 euro che è la tassa per l'eventuale lettera di incarico a un professionista. Ad esempio, come dicevo prima, se scegliete di farvi seguire da un professionista come un avvocato in tutta la procedura di registrazione, che appunto vi consente di avere fluidità della stessa e non incappare in errori, dovete oltre contare i costi, diciamo, l'onorario del professionista, questa tassa per la lettera di incarico, che viene richiesta per la lettera di incarico. Appunto, come dicevo, non mi ricordavo la slide, sono da aggiungere i costi fissi di un professionista che oltre questi, diciamo, oltre i costi fissi, scusatemi, che abbiamo visto, sono da aggiungere eventualmente l'onorario di un avvocato che, quindi costi variabili, che ci aiuterà in tutto l'iter del deposito. E ripetiamo proprio perché più siamo corretti nel deposito della domanda, più non avremo problematiche in futuro, perché anche se la domanda viene depositata, accettata, paghiamo, non vuol dire che avremo diritto alla registrazione se non abbiamo fatto le cose fatte bene. Quindi è sempre meglio, chiedere l'ausilio di un esperto. Quindi, appunto, una volta che la domanda è inoltrata, abbiamo pagato. Ci sarà proprio l'UIBM, quindi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che esaminerà la domanda e verificherà se la documentazione è completa e non ci sono problematiche, quindi l'ente procede con la pubblicazione. Ora è ovvio che se c'è capitata una svista, l'ente non è che rigetta la domanda, visto che abbiamo anche già pagato, semplicemente ci potrà chiamare o mandare una PEC in cui ci dice cosa eventualmente dobbiamo aggiungere o modificare affinché passi l'esame.
Se invece ci dovesse essere proprio un errore importante, a quel punto potremmo rischiare proprio di non vederci il marchio registrato. Come dicevo, anche se il controllo da parte dell'ente preposto dovesse andare bene, quindi non ci chiamano, non ci sono problemi, comunque non abbiamo ancora la registrazione del marchio perché la domanda di registrazione dovrà essere pubblicata. Dal momento infatti della pubblicazione trascorreranno 3 mesi. In questi 3 mesi, coloro che sostengono di essere titolari di diritti o di aver precedentemente provveduto a registrare un marchio simile al nostro possono presentare una domanda di opposizione. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che a cosa serve la pubblicazione? La pubblicazione serve proprio a tutelare, perché altrimenti non avrebbe senso la ricerca anteriorità. La ricerca anteriorità, come visto, serve ad evitare di registrare un marchio simile a uno già in uso nello stesso settore. Se la ricerca non dovesse essere fatta bene o ci dovesse essere sfuggito qualcosa, viene data questa possibilità di opporsi appunto a coloro che hanno già registrato il marchio simile a quello che noi vogliamo registrare, per cui abbiamo chiesto registrazione. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che entro 3 mesi chi è titolare di un diritto fa opposizione. Come possono essere risolte queste opposizioni? Innanzitutto dobbiamo dire che non subito si va ovviamente a processo o si apre un contenzioso, ma si deve dimostrare, colui che avanza opposizione dovrà dimostrare perché si sta opponendo e quindi la documentazione, dimostrare che il marchio è registrato, perché c'è anche chi magari reputa di avere un monopolio sul mercato anche se non ha il marchio registrato effettivamente. E secondaria cosa, si devono dimostrare che le classi di inizio per le quali procediamo alla registrazione corrispondono proprio a quello del marchio già registrato. Ci possono essere ovviamente prima dei negoziati, o comunque si può giungere a dei compromessi prima eventualmente di andare ad un contenzioso che ovviamente, a parte bloccarci la domanda di registrazione, comporta anche un aggravio di costi per tutte le parti coinvolte. Quindi, nel caso in cui c'è stata una procedura di opposizione perché c'è stato appunto qualche errore, oppure se non c'è stata, o se c'è stata e si è conclusa in modo favorevole, finalmente il nostro marchio verrà registrato e l'ufficio, quindi l'UIBM, ci rilascerà l'attestato di registrazione che sarà con il quale abbiamo proprio acquistato il monopolio del segno distintivo su quel segmento di mercato. E con questo, con lo step 8, si conclude proprio tutto l'iter di registrazione del marchio. Ora, una volta che abbiamo il marchio registrato, cerchiamo di capire come possiamo sfruttarlo al meglio e quali sono le funzioni e i vantaggi soprattutto che ci può dare la registrazione quali sono appunto le funzioni e i vantaggi che ci può dare la registrazione di un marchio. Innanzitutto le funzioni possono essere catalogate in 5 punti: distintiva, comunicativa, pubblicitaria, qualitativa e di investimento. Andiamo a vederle tutte. Distintiva perché? Perché lo stesso requisito della distintività ce lo spiega, cioè la funzione primaria di un marchio è quella di identificare quindi l'origine dei prodotti e dei servizi. Ci indica che un certo prodotto o servizio quindi è offerto da una specifica azienda e questo aiuterà il nostro pubblico, i nostri consumatori a cui ci rivolgiamo a distinguere tra prodotti diversi sul mercato. Oltre che distintiva, il nostro marchio avrà anche una funzione comunicativa, perché se ben sfruttato, nel momento in cui lo registriamo, è uno strumento essenziale di comunicazione e marketing, in quanto tramite il marchio l'azienda cosa può comunicare? Può comunicare comunque informazioni che riguardano il valore, la natura e l'unicità dei prodotti che sta offrendo.
E un marchio, se ben quotato, ben sfruttato e ben utilizzato, può influenzare ovviamente col tempo proprio le decisioni di acquisto da parte dei consumatori, i quali vedranno il prodotto e il servizio contrassegnato da quel marchio e sapranno di andare, diciamo, sul sicuro, avranno una garanzia. Ma ha anche altre funzioni, appunto, come ci dice la slide, ha una funzione pubblicitaria, perché ovviamente questa è una funzione che si acquista col tempo, grazie all'utilizzo costante del marchio, che, come dicevo, è fondamentale. Perché? Perché un marchio, una volta che l'abbiamo, è ben stabilito, diciamo, può facilitare anche il lancio di nuovi prodotti e servizi, perché i consumatori ormai hanno imparato a fidarsi del segno distintivo che stiamo utilizzando, e quindi anche quando lanciamo nuovi prodotti li proveranno sicuramente, perché sono contrassegnati dal nostro marchio. Le ultime due funzioni, come dicevamo prima, sono qualitativa ed investimento. Qualitativa perché il marchio ovviamente rappresenta qualità e coerenza. I consumatori, nel momento in cui associano un marchio a un certo livello di qualità, sanno cosa aspettarsi per tutti i prodotti e servizi che sono contrassegnati da quel marchio. Quindi, più utilizziamo il nostro marchio, più daremo quest'idea di qualità dei prodotti e servizi che stiamo offrendo. E infine l'investimento, perché un marchio, una volta che è forte ed è ben stabilito, può diventare ovviamente un quid in più per la nostra azienda, può contribuire in modo significativo al valore complessivo di un'azienda, e come vedremo con le prossime slide possiamo trarre anche vantaggi proprio economici. E appunto andiamo a vedere quali sono questi vantaggi che possiamo avere tramite la registrazione di un marchio. Vantaggi che sono sia dal punto di vista legale e dal punto di vista commerciale, ovviamente, proprio economico. Innanzitutto, nel momento in cui un imprenditore decide di registrare un marchio, acquista un monopolio sull'uso di un determinato segno per prodotti o servizi specifici, impedendo quindi a terzi di utilizzare segni simili nel medesimo segmento di mercato. Quindi, nel momento in cui registriamo, noi ci troviamo dalla parte di chi sostanzialmente si oppone quando viene fatta la domanda di registrazione, perché una volta che abbiamo registrato, tutti coloro che successivamente vorranno avere tutela per un marchio simile al nostro non potranno farlo, perché appunto una volta pubblicata la domanda avremo la possibilità di opporci, proprio perché abbiamo un titolo che ce lo consente, e il titolo è il certificato di registrazione. E appunto, come dicevo, se lo ripete la slide, non potranno più registrare il marchio coloro che successivamente vorranno farlo. E questo è importante, perché ovviamente dà una grossa tutela alla nostra azienda, ci permette di distinguerci, ed è anche importante nel momento in cui ideiamo e iniziamo ad utilizzare un segno distintivo, registrarlo subito, onde evitare che qualcuno lo registri simile al nostro, o che comunque non possiamo godere di questa tutela se diciamo perdiamo troppo tempo, ecco. Inoltre, ovviamente, nel momento in cui abbiamo la tutela, abbiamo la possibilità di difendere quindi i nostri prodotti, quello che noi produciamo o i servizi che offriamo, da violazioni, concorrenza sleale e contraffazione, che sono le tre, diciamo, le tre grosse problematiche che si possono presentare, le tre grandi violazioni nel campo proprio delle proprietà intellettuali. La violazione, infatti, è una delle sfide più gravi. Avremo poi concorrenza sleale o contraffazione in quali casi? La concorrenza sleale, quando ad esempio una compagnia concorrente utilizza pratiche ingannevoli o scorrette per guadagnare un vantaggio nel nostro stesso segmento di mercato.
quindi non si attiene alle norme di concorrenza leale che sono previste dal nostro ordinamento. Ancora più grave è la contraffazione che si verifica nel momento in cui vengono prodotti e venduti beni con marchi falsi o che imitano marchi registrati. Questo purtroppo avviene molto spesso, soprattutto nell'ambito della moda. Lo vediamo con i vestiti, perché appunto nel momento in cui il marchio viene registrato, magari c'è chi imita i prodotti che vengono appunto commercializzati sotto quel brand. Però nel momento in cui abbiamo il titolo, abbiamo l'attestato di registrazione, noi possiamo far valere i nostri diritti e possiamo bloccare tutte queste violazioni, quindi possiamo bloccare la concorrenza sleale e la contraffazione. Possiamo richiedere quindi che i prodotti che imitano il nostro segno distintivo vengano proprio ritirati dal mercato o vengano bloccati. E quindi è molto importante per questo tutelare, onde evitare che anche possiamo essere, diciamo, associati a un'azienda che utilizza un marchio simile al nostro o ha fatto contraffazione dei nostri prodotti e in questo modo il consumatore che per sbaglio dovesse essersi confuso, si ritrova ad avere uno standard qualitativo se non ha comprato propriamente il nostro prodotto inferiore e questo ovviamente potrebbe non far bene alla reputazione della nostra impresa. Quindi è importante sempre monitorare nel momento in cui registriamo un marchio anche l'andamento dello stesso sul mercato e monitorare il mercato intorno a noi. Diciamo che la registrazione è lo step iniziale, poi il marchio deve essere, possiamo dire, coltivato e curato, onde evitare che venga appunto aggredito da terzi. Come dicevamo prima, una volta registrato il marchio in sé ha anche un valore commerciale. Infatti, il titolare può concederlo in licenza d'uso o cederlo proprio a terzi. Ed è qui, diciamo, che possono essere tratti con la licenza d'uso o la cessione anche dei vantaggi proprio commerciali. Infatti, tramite la cessione, che è una decisione più importante perché proprio si cede, si vende sostanzialmente il nostro marchio a un'altra azienda dietro un corrispettivo, quindi dietro un importo. Ovviamente più avremmo guadagnato, avremmo fatto guadagnare importanza al nostro marchio, più sarà stabilito sul mercato, più sarà grande l'importo che potremmo chiedere sostanzialmente, il corrispettivo. Se non vogliamo, come dicevo, è una scelta importante, se non vogliamo proprio spogliarci del marchio che abbiamo registrato e che abbiamo tutelato, possiamo darlo in licenza d'uso. Cos'è la licenza d'uso? La licenza d'uso è come un contratto d'affitto, si può dire. E una volta che viene stipulata la licenza d'uso, colui che il licenziante avrà, colui che dà il licenza al marchio, avrà delle royalties. Le royalties sono compensi, normalmente in denaro, che vengono corrisposti per l'uso o la concessione di beni immateriali. Normalmente si riferiscono quindi a tutti quei beni che sono opera, diciamo, dell'ingegno altrui, quindi tutte le proprietà intellettuali. E per semplificare possiamo considerarle un canone di locazione. Come vengono calcolate le royalties? Ci sono vari modi, possono essere calcolati in percentuale al fatturato della nostra azienda, in percentuale all'andamento di determinati prodotti sul mercato, oppure anche in misura forfettaria. Perché è conveniente, diciamo, fare contratti del genere, soprattutto di licenza d'uso? Perché in Italia le royalties hanno una tassazione, è prevista una tassazione di favore che ci permette di detassare una parte delle royalties che noi riceviamo per aver dato in licenza d'uso il nostro marchio. Ci tengo a sottolineare che non dobbiamo darlo obbligatoriamente in licenza d'uso ad un'azienda terza, in quanto possiamo darlo in licenza d'uso anche alla nostra stessa azienda, nel caso in cui l'abbiamo registrato non a nome dell'azienda, ovviamente, ma come persone fisiche. Quindi,
qual è la disciplina di favore di cui dicevamo? In questo caso dobbiamo fare una distinzione a seconda che le royalties vengano percepite o da chi proprio ha, di chi è il proprietario del marchio, da chi ha provveduto alla registrazione, o viceversa da colui che non è proprietario. Se vengono percepite da chi è proprietario dal punto di vista fiscale, abbiamo proprio le royalties vengono categorizzate come reddito d'autore e la detassazione varia in base all'età. Ossia, per gli under 35 vi è una deduzione forfettaria del 40%, quindi vuol dire che andranno ad essere tassate solo il 60% delle royalties percepite. Per chi ha più di 35 anni, invece, la deduzione è del 25%, quindi verrà tassato soltanto il 75% delle royalties che percepiamo. Viceversa, nel caso invece in cui dicevamo prima, colui che dà in licenza il marchio all'azienda non è chi l'ha depositato, non è il proprietario. In quel caso non c'è più una distinzione per la parte che non viene tassata in base al limite d'età, ma è prevista una deduzione del 25% a prescindere dal limite d'età, quindi verrà sempre tassata il 75% delle royalties che percepiamo. In entrambi i casi, quindi sia che siamo proprietari, sia che non lo siamo, sia che produciamo un reddito di lavoro autonomo, sia che produciamo un reddito diverso, non dobbiamo pagare per le royalties i contributi INPS. Quindi vediamo che ovviamente possiamo sfruttare in modo vantaggioso il marchio e proprio monetizzare quello per cui abbiamo ottenuto tutela. Per concludere, quindi, venendo a noi, è conveniente registrare un marchio, è conveniente registrare quindi il segno distintivo prescelto. Assolutamente sì, perché bisogna considerare ovviamente i costi di registrazione come un investimento per il futuro. Non si deve vedere la via di stabilità del nostro marchio come una via lunga, anzi, se viene fatta una buona pianificazione sia dal punto di vista dei costi, ma anche di come sponsorizzare il nostro stesso marchio, ovviamente potremo avere un incremento per la nostra azienda, come abbiamo visto sia dal punto di vista della reputazione, dal punto di vista anche commerciale, senza contare che poi, nel caso in cui dovessimo decidere di registrare il marchio, dobbiamo essere consapevoli che, ad esempio, tramite la registrazione italiana è solo un primo step, perché magari inizialmente la nostra azienda deve ancora crescere appieno e quindi decidiamo di tutelare il nostro marchio solo nel territorio nazionale. Ma una volta ottenuta tutela del territorio nazionale, ben venga se poi decidiamo di espanderci. Ad esempio, se volessimo espanderci a livello internazionale, è obbligatorio avere prima una registrazione, quindi una tutela, o dal punto di vista italiano o europeo. Quindi il mio consiglio è senza dubbio quello di registrare, di tutelarsi, sia per avere dei vantaggi legali, ma anche, come abbiamo visto, commerciali, e per essere proprio per distinguerci rispetto ai nostri competitor in settori affini. Ma veniamo a noi adesso e rispondiamo a un po' di domande che ho visto, ne sono arrivate tante, intanto che parlavo, intanto che scoprivamo insieme la procedura di registrazione del marchio, ma prima di rispondere alle domande, vi lascio sempre in chat la sorpresa che vi abbiamo riservato. In quanto, allora me la metto subito in chat, eccola qui. Ditemi se la vedete. Vi chiedo sempre un feedback perché abbiamo appunto pensato per i partecipanti a questo webinar di avere uno sconto sui nostri servizi connessi alla registrazione del marchio.
sia per quanto riguarda una consulenza personalizzata, quindi per vedere se il marchio che volete registrare ha i requisiti, per fare la pianificazione, come dicevamo, dei costi, e anche di come poterlo sfruttare. E poi proprio un'offerta per quanto riguarda la registrazione, se già volete procedere, alla registrazione, che come dicevamo può essere fatta sia a livello nazionale, sia a livello europeo. Ovviamente se la facciamo a livello europeo possiamo tranquillamente bypassare il livello nazionale, perché l'Italia, essendo in Europa, con quella europea registriamo già il marchio anche in Italia. E poi la registrazione mondo, appunto, come dice la slide, che riguarda invece tutti i paesi che sono al di fuori dell'Europa. Allora, forse sono arrivata un po' a filo con i tempi, però rispondiamo alle domande in questi minuti che ci sono rimasti. Allora, partiamo proprio dalle prime. Le leggo. Allora, Laura ci chiede: i tempi di attesa per la registrazione. Bella domanda, Laura. Diciamo che i tempi di attesa, se tutto va bene, come dicevo inizialmente, ricerca anteriorità, registrazione, 3 mesi per la pubblicazione. Non ci sono opposizioni e quindi il marchio viene registrato nel giro di qualche mese, che può variare dai 3, 4, massimo 5 mesi. Se ad esempio l'UIBM ci mettesse tanto a pubblicare la domanda. Se invece ovviamente dovessimo affrontare una procedura di opposizione, è ovvio che i tempi possono variare, e questo dipende un attimino proprio da. Se dobbiamo arrivare direttamente a un contenzioso, se riusciamo tramite negoziazione e accordi tra le parti ad evitare. Diciamo che i tempi possono sempre variare da come va. Poi andiamo avanti, ci chiede Giovanni: cosa succede se non registro? Allora, bella domanda anche questa, Giovanni. Come dicevamo, ovviamente nel caso in cui non registri, tu potresti comunque utilizzare sì un marchio che di fatto non è registrato, ma nel momento in cui un'altra persona registra, un'altra azienda registra quel marchio simile al tuo, tu ovviamente avrai una difesa meno importante, potrai sai dimostrare che è da anni che utilizzi quel marchio, però non sei legittimato, non sei legalmente tutelato tramite l'attestato in un eventuale contenzioso che dovresti affrontare. Quindi non è la stessa tutela, ovviamente, che è totalmente diversa e molto più ampia, derivante dalla registrazione. Luca, ok, Luca, stavamo dicendo, ci chiede quanto tempo vale la registrazione. Come dicevamo inizialmente, Luca, la registrazione del marchio vale all'infinito. In che senso? Nel senso che dal momento che abbiamo la registrazione vale 10 anni. Tra l'altro, in questo ti ringrazio Luca per la domanda, perché prima non ero stata precisa, perché la domanda di registrazione non ha validità dal momento in cui riceviamo l'attestato, ma se tutto dovesse andare a buon fine avrà validità dal momento proprio del deposito. Quindi avremmo perso, diciamo, tra virgolette, qualche mese. Dal momento del deposito, quindi, avrà validità di 10 anni e potrà essere rinnovata per ulteriori 10 anni e ad ogni scadenza così all'infinito. Un requisito fondamentale per poter rinnovare è che il marchio venga utilizzato, perché nel caso in cui non dovessimo utilizzarlo, può non essere rinnovato. È fondamentale quindi che ci sia un continuo utilizzo. Andiamo avanti. Ok. Allora, Giuseppe ci fa una domanda anche lui molto interessante. Ci chiede se si può cambiare il marchio. Allora, questa è una bella domanda, Giuseppe, perché nel momento in cui noi abbiamo registrato il marchio, diciamo che non c'è più possibilità di cambiarlo. In che senso? Se volessimo apportare delle micro modifiche quasi impercettibili, possiamo comunque farlo, quello sì. Se però le modifiche vanno proprio a cambiare totalmente il nostro marchio, non possiamo più farlo, o meglio, possiamo farlo, ma dobbiamo rifare da capo tutto l'iter di registrazione.
Quindi dobbiamo fare nuova ricerca in priorità, le classi di inizio saranno già selezionate e aspettare che venga quindi pubblicata la domanda, sperare che non ci siano opposizioni e poi avremo la registrazione del marchio. Quindi sì, purtroppo una volta registrato non possiamo più modificare niente della parte grafica o testuale. È per questo importante avere fin da subito le idee chiare. Come dicevo inizialmente, farsi supportare magari perché no da un grafico che ci aiuti proprio a mettere giù il nostro disegno se vogliamo registrare un marchio figurativo, perché per 10 anni poi non potremmo cambiarlo. Nel caso in cui allo scadere dei 10 anni volessimo cambiare tutto o cambiarlo in parte, in quel caso anche lì sarà necessario fare di nuovo la procedura di registrazione e non potremo soltanto pagare, diciamo, la tassa di rinnovo. E poi Giovanni devi anche vedere se è conveniente. Giuseppe, mi sono confusa, scusami, se è conveniente cambiare il marchio perché magari se è ben stabilito dopo 10 anni, cambiarlo totalmente potrebbe creare confusione nei consumatori che non si riconoscono più in quell'azienda, però sono scelte da farsi poi successivamente. Siccome è quasi finito il tempo a disposizione, abbiamo però tempo per un'ultima domanda, ci scrive Alessia. Se può usare il simbolo R dopo la registrazione, sì, allora Alessia, penso che tu intenda il simbolo R cerchiato, assolutamente. Puoi usarlo ovviamente solo dopo che hai ottenuto la registrazione. Perché? Perché se lo dovessi utilizzare prima, in alcuni paesi è addirittura illegale e comunque potrebbe essere considerato ingannevole. Vedo l'ultima domanda prima di terminare il webinar. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci chiede Samuele, possiamo vedere i marchi già registrati, vero? Se sì, come? No, Samuele, più che sul sito dell'Agenzia delle Entrate ti consiglio eventualmente di proprio andare sul sito dell'UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Lì ci sono proprio dei link che ti permettono di fare la ricerca di anteriorità. Come ti dicevo, il rischio connesso potrebbe essere che non sono costantemente aggiornati, ma di sicuro se proprio vuoi utilizzare database, diciamo, non pubblici, sicuramente ti consiglio di andare sull'UBM, se non addirittura anche se stai registrando un marchio a livello nazionale, puoi andare anche sul sito del WIPO per il marchio internazionale. Perché anche lì ti permette addirittura una ricerca più ampia. Potrebbe non servire, però almeno sei sicuro di avere una tutela maggiore. Basta che vai proprio sui siti degli enti preposti, degli uffici preposti per la registrazione. Come vi dicevo, abbiamo finito purtroppo il tempo a nostra disposizione. Prima di salutarvi e di ringraziare tutti per la partecipazione e per le domande fatte. Vi invito a iscrivervi alla nostra area riservata per poter accedere a tutti i webinar, a tutti i contenuti quindi che lo Studio Allievi ha creato, non solo in ambito legale ma anche in ambito fiscale, passati, presenti e a quelli che creeremo. Avrete a disposizione, oltre che i webinar registrati, anche i materiali, quindi le slide che vengono utilizzati durante il webinar. Io vi ringrazio come sempre. Purtroppo il nostro webinar finisce qui. Spero di essere stata il più chiara possibile. Per qualsiasi cosa vi invito a contattarci. Ho prenotato una consulenza con noi se volete maggiori informazioni o volete essere sicuri prima di procedere alla registrazione. Vi auguro una buona serata e ringrazio ancora tutti per la partecipazione. A presto.